Sento già nell'aria l'odore acre della tragedia. Per quanto mi riguarda, puoi fare quello che ti pare, ma secondo me è una pessima idea. Sto solo per fare una partita a pallone, non è poi così tragico. Dici così solamente perché non ti sei mai visto giocare. Già! Beato te! Beh, forse non sarò molto allenato, ma posso compensare con la tattica e tra poco la vedrete. Basse possibilità di successo e alte aspettative. Ecco qui gli ingredienti perfetti per ogni grandissima delusione. Albain! 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 Non mi era mai capitato di vedere qualcuno portato in trionfo dagli avversari. E adesso ci toccherà sopportare un Albain depresso e piagnucoloso per il resto della giornata. Ah, il compagno di merenda perfetto. Ma perché non posso avere nemmeno un briciolo di talento per lo sport? Sai qual è il mio sogno? Padroneggiare l'antica arte di realizzare sculture di carta, l'origami! Ma in questa crudele vita non ci è dato scegliere i nostri talenti. E credi che l'abbia chiesto io questo stupido talento? Io vorrei soltanto ballare divinamente! Invece vorrei... Guardate qui, dite, formaggio biologico! Solo sparire. Forte, eh? La davano in omaggio con il barbecue della televendita. E ai primi 10 che chiamavano questa fantastica piscina da piedi. E poi c'è chi avrebbe bisogno di un po' di talento per gli acquisti. Albain, ti prego, fermati! Pensa ai tuoi amici! Vedo l'ombra di un grande dramma stagliarsi all'orizzonte. Ora sono preoccupata anch'io. Dai, ragazzi! Non sapete neanche che sto facendo! Una delle tue invenzioni non serve altro per preoccuparsi. Nelle mie poesie uso invenzioni di Albain come sinonimo di guai. Di qualunque cosa si tratti, siamo assolutamente contrari! Serve per poter finalmente scegliere il proprio talento. Ah? Vuoi dire che sarò in grado di ballare con tutta l'eleganza e la leggiadria di una farfalla? Sentito? Il genio è all'opera, lasciamolo lavorare! Via, via, via! Ah, presto saremo in un mare di invenzioni di Albain. Scambia talenti a energia solare. Test numero 1. Inserisci talento sportivo. Fin qui, tutto bene. Avvio ora la sostituzione talentuosa e... via al test pratico! Test superato! Tocca a me! Tocca a me! Sarò una grande ballerina, lo so! Aspetta un attimo, hai detto scambia talenti, giusto? E li scambia con cosa? Oh, speravo davvero che me lo avreste chiesto. Ora, come potete vedere, lo spazio per il talento nel nostro cervello è molto limitato. Un talento nuovo spinge via quello precedente. Ad esempio, io ho appena perso il mio talento da inventore. Vuoi dire che devo scegliere tra talento poetico e arte dell'origami? Questo dilemma mi distruggerà. Tranquillo, il tuo vecchio talento rimarrà nella sfera. Basterà toccarla 2 volte per annullare lo scambio. Ora basta parlare, è giunto il momento di ballare! E tu che talento hai scelto? Qualcosa di utile, il mimetismo. Il mimetismo utile? Scusate, giovanotti, ma la mia dentiera si è incastrata. Qualcuno potrebbe darmi una mano? Farei molto volentieri un commento ironico del tipo: che cosa stavi dicendo? Ma ho dovuto rinunciare al talento sarcastico. Ci penso io! Ci scusi, Mrs. Pinball, il talento ci sta aspettando. Permesso! Mm.
facci caso, oggi sono più strambi del solito. Così che finisce la leggenda di Gaston, il super atleta. Non mi viene nulla di poetico sull'effimera natura del successo, ma... Ecco, tieni. E che cosa ne diresti di iniziare la leggenda Gaston, il super ballerino? Wow, ma è incredibile! Con la poesia se n'è andato anche il pessimismo. Mi sembra che nulla possa andare storto. Meglio non toccare, sa? Deve essere di Albain. Già, se c'è una cosa che ho imparato è che è meglio tenere giù le mani dei suoi aggeggi. Batterie scariche, peccato non avere un po' di elettricità. Ah, aspettate! Un momento! Oh no! Ehi, che succede? È successo qualcosa? Qualcosa non va? Rivoglio la mia elettricità! Subito! Ok, vedrò cosa posso fare non appena finisco di fare le flessioni transagonistica! Ho la sensazione che tutto questo sport non ti faccia benissimo. Nemmeno io posso dirmi soddisfatto per apprezzare a fondo l'origami. La poesia è fondamentale, scusa se ti ho tradito! E questo mimetismo sta diventando un vero incubo! Oh, va bene, forse i nostri vecchi talenti erano meglio. Tutti a casa! Direi tutto normale, tranne che la tua invenzione è scomparsa, la casa è deserta e... quella... Credo che presto ne sapremo qualcosa di più. Ok, hanno usato la tua invenzione. Tuo padre ha preso il talento di Macabro. Tua madre ha smontato il barbecue. E l'ha trasformato in un robot. E faccia la pinball. Oh, che carino, Gnac Gnac fa le scosse come me. A quanto pare i nostri talenti sono una calamita per i guai. La poesia mi ha lasciato per un altro. Oh, che amarezza. Cosa stiamo aspettando? Dobbiamo salvarli, adesso, subito, ora. Sì, ma la domanda è... possiamo fermare un robot gigantesco a colpi di passi di danza e rovesciate? Ho la sensazione che la risposta non vi piacerà. Sottovalutate il potere dell'origami. Servirà del cartone, molto cartone. Mostro a ore 12, prepararsi allo scontro. Ecco i ragazzi, sono venuti a salvarci. L'innocenza dei giovani si scontra con la corruzione del mondo adulto. Devo scrivere una poesia. Complimenti, non avrei mai pensato ci si potesse annoiare in un momento come questo. Preparati a soccombere al potere di un'arte che affonda le sue radici nella tradizione giapponese. Oh, chissà come mai è andato storto. Sembrava un piano così geniale. Il tuo sarcasmo su quella vecchina mi dà i brividi. Qualcuno ha un piano B? Io sì. O un piano C? Cosa stai facendo? Deve ancora nascere il robot che resiste alla robot dance! Che la nostra unica speranza è lo scambiatalenti! Vuoi dire questo? Preso! Oh, come vorrei averlo progettato con i freni! Wow, non pensavo che i ragazzi fossero così spericolati. Oh, tutto questo è molto commovente. Va bene, è giunto il momento di rimettere le cose a posto.
Televisori rotti, metafora dei ricordi che piano piano sbiadiscono. Poesia, sei tornata! E ora vediamo come te la cavi con l'elettricità, stupido robot! Ehi, aspetta! Qualcosa ha preso i miei genitori! Non so se friggerlo sia proprio una buona idea! E avresti un piano migliore? Ovviamente! Dimentichi che io ho un talento per le invenzioni! Ehi, non permetterti fretta, ma hai un cannone sparasalsa barbecue puntato contro! Bene, allora sarà meglio spegnerlo! Questa sì che sarà una gallery memorabile! Oh, povera me! Non so cosa mi abbia preso! Ma si figuri! Non vediamo l'ora di incontrarla al nostro prossimo barbecue! Martedì, va bene? Direi che sarà meglio chiudere le tue invenzioni a chiave d'ora in poi. La mia nuova invenzione è un pallone autopalleggiante. Mi aiuterà a non fare figuracce al parco. Beh, certi talenti stanno meglio nella nostra immaginazione. A proposito, che fine hanno fatto i talenti di prima? Oh, si saranno dispersi da qualche parte, non preoccupatevi. Oh, 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 oh.